andiamo ad accogliere Luca Perego. Vieni Luca, vieni, ciao, benvenuto Antonella. Nel nostro ciao, posto ciao. E nella nostra cucina del mezzogiorno di Rai 1. Allora, vi devo raccontare un po' di Luca, perché lui insomma è molto social, è molto conosciuto ed è qui per presentare anche, oltre che a cucinare, il suo libro You Cake, il mio lato salato. Perché? Perché Luca, tu hai un lato dolce soprattutto. Esatto, io nasco come pasticcere, la mia passione è il dolce, ma le origini sono più legate al salato, anche perché noi abbiamo un panificio che va avanti da 4 generazioni. Dal tuo bisnonno, dal mio bisnonno, 120 anni giusto quest'anno di attività, e quindi c'era tutta questa parte anche salata molto bella da raccontare, quindi perché non raccontarla con le ricette, quindi non solo ricette ma anche tramite dei racconti, dei ricordi, anche perché quando cuciniamo ci viene sempre qualche ricordo di quello che è stato, quello che sono le ricorrenze speciali. Anche se tu sei molto giovane, vedi, ricorda, perché il ricordo non è che fa parte solo di noi grandi, noi ne abbiamo di più di ricordi, ma anche voi. Certo, allora, compleanni, Natale in famiglia. Questa ricetta che tu ci fai è qui in questo libro. Esatto, no? È all'interno di questo libro e è una versione salata di una ricetta molto famosa che è la torta ai 7 vasetti. Noi appunto oggi andiamo a replicarla in versione salata. Ed è una ricetta che faceva sempre la mia mamma, perché non usi la mamma bilancia. Mamma Roberta. Mamma Roberta, esatto. Esatto, perché non usa la bilancia? Perché come metro di misura usa i vasetti. Il vasettino dello yogurt. Esatto, quindi andiamo a usare il vasettino dello yogurt. Direi iniziare subito e poi nel mentre. Io ti presento Fabio Potenzano, che oggi è con noi il professor Luca. Potenzano, ciao. Giovanna Civitillo, ciao, piacere. Alfio Bottaro, Daniele ciao. Persegani, l'altro prof, Fulvio Marino, che è più vicino a te di età, diciamo, Fulvio. Ecco. Allora, intanto vedo questa foto che sei tu con chi? La tua mamma. Esatto, siamo noi. È una mamma giovanissima. Sì, sì, dai, è molto giovane. Sembra tua sorella. È giovanile, diciamo. No, siccome so che hai anche una sorella che cucina con te. Noi siamo in tanti, è una famiglia numerosa, siamo in 5 figli, e quindi famiglia numerosa, e qui stiamo impastando la pizza che mangiamo sempre sabato sera lì in giardino. Per noi è una tradizione proprio quella di passare del tempo in famiglia attorno a un tavolo, cucinare assieme qualcosa e poi gustarcelo. Carlo, ma siete tutti belli. Ma guarda che bei ragazzi che dicono che ci assomigliamo, che ci hanno fatto con lo stampino, così dicono. È un po' vero, anche per rimanere un po' con lo stampino, col vasetto dello yogurt. Esatto. Dai, cominciamo. Allora, iniziamo subito. Quindi, per prima cosa ci serve utilizzare lo yogurt, perché il vasetto dello yogurt diventerà il nostro misurino, quindi niente bilancia, quindi yogurt bianco in questo caso. E quindi dobbiamo usare il primo almeno per avere il vasetto poi vuoto. Esatto, quindi questo farà poi da... Vai tranquillo. Allora, un vasetto dello yogurt intero, in questo caso lo yogurt, no? Esattamente, yogurt intero, ma possiamo usare tranquillamente anche uno yogurt magro. L'importante è utilizzare il classico yogurt. Ecco, sconsiglio magari lo yogurt greco perché ha una consistenza leggermente più densa. Troppo densa. Il nostro impasto alla fine resta un pochino più... Uno yogurt normale, bianco. Esatto. Okay. Andiamo semplicemente a prendere quindi il nostro latte, facciamo un vasettino. Un vasettino di latte, quindi un vasetto di yogurt, che è quello che usiamo. Esatto, uno un di vasetto latte. Di latte. Scremato intero. Anche qua in base ai vostri gusti, io uso sempre tutto intero, ma se preferite è quello meglio. Scremato, si può diciamo andare... che ho imparato dai nostri cuochi, vero professor Persegani, che intero è sempre meglio. Giusto. Potremmo tranquillamente utilizzare anche un vasetto di yogurt vegetale e anche il latte e la bevanda vegetale, certo. Quindi ottenere un risultato magari più adatto a quello che stiamo facendo. Olio di semi, ok. Io utilizzo un altro vasetto. Poi? Esatto. Andiamo ad aggiungere 3 uova intere, ok. E queste non c'è bisogno del misurino, perché no, sono esatto, 3 uova. Perché andiamo a numero, comunque sempre la bilancia la evitiamo. Poi pizzico di sale, che ti chiedo se gentilmente certo, se mi allora passi. Aspetta che te lo passo così, perché sai che il sale va... Ok, quindi... Io sono abituato con il dolce, ci metto sempre il pizzico di sale, ma in questo caso torta salata, quindi mettiamone un pochino più di un pizzico. Non fate i farmacisti, come dice sempre a Giovanna. Ok, perfetto. Il prof. Aggiungo lo zafferano e vado semplicemente a mescolare con... Intanto che tu mescoli, io avrei una curiosità sulla tua famiglia, ma siete tutti appassionati di cucina o c'è chi mangia e ci cucina? Allora, io sono quello che cucina solitamente, poi come dicevi prima, ho una sorella che mi aiuta anche lei a... Che è l'unica sorella da quello che mi sono esatto, fatto, ed è la piccolina di casa lei, esatto. Perché siamo 4 maschi più grandi e lei è un pochino quella coccolata, anche se ormai non più così piccola perché va per i 23, ma resta la piccola di casa. Non più così piccola, però per i 23 è giusto dalla sua prospettiva. Ok, poi farina ed è il momento della farina 00, quindi in questo caso vado a prendere 3 vasettini. 3 vasetti di yogurt, perché sì, tutto è con lo yogurt, quindi vedi, adesso lui si usa con cucchiaio, però uno lo può... Sì, no, guarda, andiamo a pescare direttamente per essere abbastanza colmi, quindi uno, lo setaccio per andare a togliere eventuali grumi. Ok, guarda, se vuoi iniziare a mescolare così piano piano si incorpora. Sì. Quindi uno,
e andiamo a setacciare anche il lievito, in particolare il lievito che è quello che solitamente ha sempre anche qualche grumo in più, altrimenti il nostro impasto alla fine lo si sente quando lo si mangia. Tu hai fatto anche la scuola alberghiera, vero? Esatto, sì, specializzata proprio in panificazione e pasticceria, perché io avevo scelto subito che non volevo dedicarmi ai primi e secondi, ma proprio più al mondo bakery, quindi agli impasti e soprattutto al dolce. E quindi questo adesso è pronto? Questo è il nostro impasto, è già pronto, quindi noi adesso non ci resta che andare a dedicarci alla farcitura. La farcitura, ovviamente, con lo zucchero. Essendo salata, andiamo a usare formaggio e zucchine, perché le zucchine secondo me sono un must con lo zafferano. Quindi ne ho già preparata una, ci saranno due zucchine. Qua piacciono tutte le zucchine, è difficile che le zucchine piacciono, è una verdura. Esatto, appunto... una verdura che piace sempre a tutti, a prescindere che sia in un primo, in una torta salata, un contorno, un secondo. Quindi cosa faccio? Io prendo due zucchine, una l'ho già preparata. Vado a lavarla, l'asciugo bene e con un pelapatate che comunque ormai tutti abbiamo in casa vado a creare delle listarelle in questo modo. Quindi a crudo dopo che la lavata e l'asciugata. Esatto, e quindi queste striscioline più verde intenso le tengo da parte e saranno quelle che decoreremo la torta prima di metterla in forno. Invece con quello che ci resta, ovviamente non si butta via nulla in cucina, andiamo semplicemente a tagliare delle rondelline, ok, in questo modo, che tagliandole sottili circa 3 mm noi possiamo andare a buttarle direttamente nell'impasto e ci cuociono senza doverle precuocere in padella. Quindi... Anche questa è una furbata, perché se le fai troppo alte poi rimangono crude. Esatto, guarda. Siccome noi non vogliamo ripassarle in padella, ma vogliamo utilizzare solo una ciotola, è giusto fare così. Quindi ciotole e vasetti per questa torta. Questo è un formaggio che a te piace, ma qualunque formaggio, tu esatto. Hai scelto qualcosa in particolare? Guarda, io sto utilizzando la fontina, però possiamo utilizzare qualsiasi tipologia di formaggio filante. Ah, tutto dentro qui, sì. Anche il formaggio. Sì, anche il formaggio ne tengo da parte un pochino, che vedi che l'ho già preparato, a occhio potete tenerlo da parte, che lo mettiamo in superficie con queste listarelle di zucchina. Okay. Quindi si scioglierà un pochino, quelle listarelle di zucchine che diventano belle croccanti e tutto quanto, fanno anche proprio una bellissima decorazione con poco. Quindi guarda, le quindi rondelle... Bella piena, vedo che sì, tu sì, ne sì, metti sì, no, però queste zucchine, il segreto è che oltre a dar sapore, lasciano tutta l'umidità in cottura e quando la mangiamo resta proprio bella umida. Quindi se no dopo diventa stoppacciosa, no, come si dice. È piacevole, guarda. Tu dove abiti? Sul lago a Lecco, io no? Sono in provincia di Lecco, sì, proprio a 10 minuti dal centro. E ti piace stare lì? Ti ispira? Io guarda, mi trovo benissimo perché ho la cucina che affaccia su dei prati, su dei campi, sulla natura. E lì stai tu? Io lì sto, esatto, cucino lì e quindi diciamo che... Quindi qui ti senti a tuo agio, no? Sì, molto, molto. C'è il bosco, questo è un bosco reale. Quindi, sembra quasi, capito? Che mi affaccio dalla mia finestra. Allora, adesso la mettiamo. Guarda che bella, vedete che bella consistenza che ha. Andiamo in forno, ma faccio una decorazione velocissima, perché certo, non è proprio insieme alla decorazione, con questi filetti di buccia di zucchina. Vero, quindi chiedevo, li andiamo a mettere proprio in modo disordinato, poi vedrai come rendono una volta cotti, che creano questa decorazione che sembra quasi diventi un po' un quadro la nostra torta. Senti, ma queste ricette come ti vengono? Le sperimenti tu, le sogni di notte? Ma guarda, tanti esperimenti e mi baso tanto anche sul gusto della mia famiglia, perché ovviamente sono loro che poi vanno a assaggiare, a mangiare giusto. Quello che cucino, quindi questi sono degli ingredienti che piacciono sempre a tutti, sono un po' un classico e è nata l'idea di farla diventare questi ingredienti che stanno molto bene tra loro, anche una torta salata soffice. Anche una torta salata. Ok, quali guarda, torte salate questa andiamo semplicemente a infornarla così, mi avvicino al quanto forno. Quanto tempo più o meno? 180 gradi, circa 40 minuti nel primo ripiano in basso del forno, ok? Primo così non bruciacchiano le zucchine. Beh, interessante, la mettiamo perché comunque poi la mangiamo, perché anche se noi l'abbiamo già pronta, perché 40 minuti non potremmo aspettare. Guardate che bella, adesso guarda, la tagliamo anche, Luca, perché... Sì, guarda, io ne ho portata già una qua a cotta. Vedi, è molto bella perché è molto alta, è interessante, guardate che bravo. Bene, vai. Vado, taglio? Certo, vai. Ok. La facciamo vedere, puoi metterla. Guarda che meraviglia, il colore, la bontà, e questo fa parte del tuo libro Luca Cake, il mio Luca Cake, sì, naturalmente, esatto. Il mio lato salato, dopo tanti dolci, delle meravigliose idee per cucinare salato. Grazie. Grazie tanto, è un piacere, grazie.